Salve a tutti, avidissimi ascoltatori. Questo è uno speciale per Halloween 2021. Beh, vi devo confessare che questa storia esce un po' dai canoni tradizionali. È un po' demenziale, per così dire. Quindi vi invito a prenderla con le pinze. Grazie a tutti. Vi ricordo comunque che chi volesse aiutarmi può trovare diversi modi per aiutarmi anche economicamente grazie ai link in descrizione. E se siete molto ricchi di stile Bruce Wayne, c'è anche la wishlist di Amazon. Buon ascolto e buon Halloween. A Halloween Carol. Scritto dall'Avido Alchimista. Letto e interpretato dall'Avido Alchimista. Con la partecipazione della Musifavolista. Musiche di Zero Copyright Free Music. Una stupida zucca vuota. Donato guardava quell'ortaggio che teneva davanti e sbuffando riprese il taglierino. Che festa del cavolo! L'avevano convinto, infine, ad intagliare una zucca da mettere fuori casa per la notte di Halloween. E non solo, l'avevano convinto anche ad appendere le ragnatele finte, i ragnetti e i pipistrelli, ma lo avevano convinto anche a travestirsi per la festa. Avrebbe dovuto vestirsi da pirata. Che costume stupido! Disse Donato tra sé e sé. Quelli che lo avevano convinto in realtà era un uno, suo fratello Alberto, un ragazzino di 13 anni che ogni anno insisteva perché si festeggiasse questa festa americana, ornata da mostri e spettri che francamente non causavano il benché minimo sentore di paura in Donato, li trovava semplicemente imbarazzanti. Mai e poi mai aveva vissuto un Halloween spaventoso. Si era sempre annoiato. Quando lui stesso era un ragazzino, festeggiava questa stupida festa, ma non si spingeva fino a fare dolcetto o scherzetto. Invece, la generazione del fratello non si faceva scrupoli a bussare a casa delle persone. Intere palazzine citofonate alla ricerca di zucchero. Stupido zucchero. Uccide più gente del fumo ogni anno. Disse a denti stretti, rimarcando la frase, dando una coltellata nell'occhio cavo della zucca. Donato voleva bene ad Alberto, e per lui avrebbe fatto questo e altro. Ciò nonostante si riservava il diritto di lamentarsi. Danny, è finito con quella zucca? Se è finito, mi puoi dare una mano ad appendere i pipistrelli? Ho quasi finito. Devo solo fare l'altro occhio. Stupido occhio. Dai, sono 2 ore ormai che ci stai lavorando. Ho detto che adesso arrivo. Sì, però non urlare! Non sto urlando! Non sto urlando. Ma perché sei sempre nervoso? Non sono nervoso, che questa festa mi sta sulle palle. E devi fare la zucca, e devi travestirti, e devi mettere le decorazioni, e avere a che fare con i ragazzini. Io domani sera preferirei 100 volte di più guardare un film su Netflix con Anna, piuttosto che fare queste bambocciate. Dai, Donny, è una festa super divertente. Domani vengono anche Luca e Francesco e poi c'è la vecchia al quarto piano che al posto delle caramelle l'anno scorso ci ha dato 5 euro a testa. Sai che ficata. Donato continuava a intarsiare la zucca con una certa veemenza. Ehi, fai piano che la rompi. Mamma ha trovato solo quella fatta così. Le altre erano tutte brutte e lunghe, solo quella era normale. Normale. Normale? Ma per te le zucche nella tua testa sono fatte come nei programmi americani. Invece hanno tante forme, sai? Qui in Italia non siamo stereotipati come in America. Beh, lascia stare. Il taglierino andava avanti e indietro e il polso si muoveva in maniera circolare per ricavare un occhio tondo. C'era quasi. Ormai mancava solo un settore per finire di lavorare quella stupida zucca vuota. Solo un piccolo settore e poi se ne sarebbe andato a giocare alla PlayStation e fanculo suo fratello. Per oggi aveva già fatto abbastanza. Donato era un nostalgico di tempi che non aveva mai vissuto, quindi per una qualche ragione ripudiava tutto ciò che era moderno, mainstream e soprattutto americano. Stava anche pregustando la sua partita a Call of Duty. Magari si sarebbe fatto anche una bella canna e... perché no, anche una bella sega. Una serata perfetta lo aspettava. Basta intagliare zucche.
Dai. Ancora un po' e il cutter gli scivolò e partì dritto, tagliando in diagonale la zucca in un taglio che nasceva alla base dell'occhio sinistro e che finiva al centro della guancia di quell'oscenità. No! Si lamentò Alberto. L'hai rotta! Disse con un tono lagnoso. No! No, non l'ho rotta! Aspetta! Donato si sentiva di merda. Suo fratello era in grado di farlo sentire la persona peggiore al mondo, sfruttando unicamente la frequenza. La frequenza di Alberto era l'equivalente della forza Jedi. Ma anziché spostare gli oggetti, piegare la volontà o sparare fulmini, aveva due peculiarità. La prima era quella di farti sentire istantaneamente una merdaccia, a prescindere dallo stato emotivo in cui potessi trovarti. La frequenza ti sintonizzava immediatamente sullo stato merda secca. Se fossi per esempio stato euforico per una vincita, che ne so, alla lotteria, la frequenza ti avrebbe scagliato nelle più oscure profondità del più ricco giacimento di merda sulla faccia della Terra, con una potenza tale da ridurre il tuo animo ad una poltiglia informe che solo l'antifrequenza avrebbe potuto ristorare. La seconda peculiarità era che la frequenza poteva essere prestata. Poteva infondere un po' del suo potere ad un'altra persona a piacere. Spesso quella persona era sua madre, che grazie al potere della frequenza si univa al fratello stile Megazord. Ma dai, l'hai rotta apposta! Disse con un filo di pianto nella voce il fratellino. Non l'ho rotta apposta! Adesso l'aggiusto questa stupida zucca! Non è stupida! La frequenza scorreva potente in lui. Sì, invece! È una zucca del cazzo! È stupida, come questa cazzo di festa del cazzo! Cazzo, è stupidissima! È la verdura più stupida dell'orto! È un frutto! E scemo ci sei tu! Scemo io! Scemo tu! Guarda, guarda cosa me ne frega di questa zucca del cazzo! Donato, preso dall'ira, tirò un pugno ben assestato al centro della zucca, rompendola. La polpa, come cervella, colpite da una rosetta di pallini di un fucile a pompa, schizzò dappertutto. Andò anche a sporcare la faccia di Alberto, che aveva gli occhi lucidi dalla rabbia. Cadde un silenzio assurdo nella stanza. Nessuno dei due parlò per qualche secondo, poi Donato disse... Albi, scusa, io... Sei stronzo! Detto ciò, le lacrime gli inondarono gli occhi. Si coprì la faccia con il mantello sintetico che indossava come un novello Dracula di Bram Stoker e, come l'angelo caduto di Cabanel, fulminò Donato con lo sguardo da sopra il braccio per poi scappare via e dileguarsi su per le scale. La porta al piano di sopra sbatté e si udirono grida e pianti. Donato guardava su per le scale paralizzato, la zucca vuota ancora in mano. Si sentiva davvero male ora. Quel senso di vuoto, tuttavia, dopo poco venne scacciato da una rabbia viscerale e nervosa che gli prese le tempie. Bravo, stai in camera! Sicuramente starai meglio! Anzi, sai che c'è? Ora vado a farmi i cazzi miei, anche io! Pianti sempre più disperati provenivano da sopra. Donato andò in cucina e si pulì la mano dalla polpa di zucca con della carta. Fanculo questa festa del cazzo. E me ne vado in camera. Ormai i pianti di Alberto erano di sottofondo e non sortivano più nessun effetto su Donato, che a passo svelto salì le scale e si chiuse in camera, dove immediatamente si stravaccò sul puff di fronte alla televisione. Con le tempie ancora sotto pressione per il nervoso, iniziò a rollare una canna, ma prima si alzò e chiuse la porta a chiave. Accese la PlayStation, la canna e si mise le cuffie. Stupido bamboccio, sono una festa del cazzo. La porta chiusa a chiave iniziò a sbattere e una voce ovattata parlò a volume alto dall'altra parte. Donato! Donato, vieni fuori e chiedi scusa a tuo fratello! Era la mamma. Il moccioso l'aveva già informata. Hai 10 minuti esatti per uscire da lì, altrimenti vedrai! Sì, certo. Già mi immagino cosa vedrò. La partita cominciò e cominciò ad ammazzare chiunque gli capitasse sotto tiro in un crudelissimo deathmatch a tema Halloween.
Il fumo lo stava intorpidendo e lo schermo lo stava ipnotizzando. Donato, dopo pochi minuti, cadde in un sonno profondo, cullato dalle sparatorie e dalle bestemmie di ragazzini coreani. Si svegliò di soprassalto, le cuffie ancora addosso. Ma c'era un silenzio innaturale nella stanza. Era al buio e lo schermo era spento. La canna ormai incenerita completamente nel posacenere. Donato si scrocchiò il collo e si alzò in piedi. C'era un qualcosa di inquietante nella stanza. Forse in tutta la casa. Non si sentiva un suono provenire da nessuna parte. Nemmeno da fuori. Si affacciò alla finestra. Tutto era deserto. Nemmeno un'auto in lontananza. Ma che ora era? Le 22:30. Non aveva dormito molto. Forse è meglio che vada a vedere se è avanzato qualcosa da cena. Donato sbloccò la serratura e aprì la porta. Dalla fine del corridoio, in ombra, arrivò una folata di vento gelido, come se sfociasse su un dirupo. Nell'aria c'era un odore di cenere e foglie. A questo punto Donato era davvero terrorizzato. Era tentato di tornare dentro la stanza, ma guardandosi oltre le spalle vide la stanza cadere in una fitta oscurità. Istintivamente fece un passo nel corridoio arieggiato. Appena appoggiato il piede sulla moquette nel corridoio, il suo primo istinto fu quello di iniziare a correre. E così fece. Si precipitò fino alla metà del corridoio e poi giù per le scale. Ogni suo passo frettoloso rimbombava nel silenzio assoluto che lo circondava. Arrivato in fondo alle scale, lanciò un'occhiata rapida al punto da cui era venuto e vide un'ombra furtiva nascondersi rapidamente dietro l'angolo. In preda al terrore e bianco in volto, Donato corse verso la cucina per uscire dalla porta sul retro. Ma non appena ebbe superato il limitare della soglia della cucina, tutte le porte, compresa quella dalla quale era entrato, si chiusero con forza, intrappolandolo. Con il cuore che batteva all'impazzata, come quello di un criceto nelle mani di un bambino, si guardò attorno cercando una via di fuga. Il suo sguardo si fermò inevitabilmente sulla figura che stava seduta al tavolo, incappucciata, dandogli le spalle. Un cappuccio copriva una testa enorme, malforme, dai lineamenti non ben definiti. La figura si voltò, mostrando il suo volto. Era Topolino. Ma cosa cazzo? Disse Donato in preda al fiatone. Sono io, bambini, il vostro... Topolino? Disse Donato con gli occhi sgranati dal terrore e dalla sorpresa. Non esattamente, bambini. Io sono Topolino Malvagio. A.K.A. il fantasma degli Halloween passati. Il cosa? Bambini, non credo che mi ripeterò. Tu verrai con me ora, bambini. Perché continui a dire bambini? Io sono uno. State zitti, bambini, e afferrate la mia mano. Intimorito, ma senza alternative, Donato allungò timidamente la mano, afferrando quel guanto giallognolo che gli era stato proposto. Era appiccicoso e unticcio. Avvicinandosi alla creatura, notò che aveva gli occhi che non erano semplicemente due orbite nere, ma due fori sul volto di Topolino Malvagio. Le sue labbra erano bianche e asciutte e mostravano un sorriso sanguinante per via dell'evidente gengivite. I suoi denti erano gialli come quelli di suo zio Vincenzo, che era un fumatore incallito. Appena la presa di Topolino fu salda, fece uno dei suoi «Uhuh!» e la stanza si trasformò. Tutto divenne luminoso e i mobili e gli elettrodomestici cambiarono fino a rappresentare l'arredo della cucina di molti anni prima. Intorno a Donato si materializzarono anche i membri della sua famiglia. Ma erano tutti molto più giovani. La mamma con la coda e i capelli lunghi. Era molto che non li portava così. Suo fratello Alberto, che aveva su per giù 4 anni, e... c'era Giovanni a tavola. Il padre di Alberto. Non il suo. Il suo morì quando era molto piccolo. E c'era lui stesso, a 13 anni. Ma... non capisco, Topolino. Com'è possibile?
ci sono molte cose che voi non sapete. Uh-huh! E ora state zitti, bambini. Questo è Halloween di 9 anni fa. Sta per accadere qualcosa. Aspetta, io so cosa succede qui. Il cuore di Donato era in piena gola. Dove sei stato? Disse la madre a Giovanni. E a te che te ne frega? Era palesemente sbronzo. Donato del futuro strinse i pugni per la rabbia. Sei sempre ubriaco. Domani è la festa di Halloween. Avevi promesso di darmi una mano a fare i vestiti per i bambini e di aiutarmi a preparare le decorazioni. Invece sei stato fuori con quello stronzo di Michele tutto il giorno e io qui a lavorare come una schiava. Ma questa cosa finisce qui, bello mio! Il piccolo Alberto guardava la scena impietrito e affascinato da quelle dinamiche che non capiva. Nel frattempo Donato giocava al Game Boy, alienandosi completamente dalla realtà che scorreva intorno a lui. Donato del futuro guardava il se stesso bambino, non credendo a tanto menefreghismo. Giovanni avvicinò la sua enorme mole alla mamma e, arrivatole a 15 centimetri dal viso, con fare sognante e sornione, le appoggiò una manona sulla faccia con tutto il peso del suo braccione da scaricatore di porto. Il peso della mano sudata sulla faccia della donna la fece sbilanciare all'indietro e cadere di schiena contro il lavandino, facendole sbattere la testa con un tonfo secco. Lei rimase dapprima immobile e senza fiato. Poi iniziò a piangere, frustrata e piena di rabbia. L'omone si girò con molta calma, si avvicinò barcollando ad Alberto che stava sulla sua sedia e gli diede un puzzolente bacio alcolico sulla fronte. Nel silenzio più totale, raccolse la sua giacca e uscì dalla porta sul retro senza degnare di uno sguardo né di un saluto né la mamma né Donato. Il giovane Donato continuava a giocare al Game Boy. Forse aveva visto tutto. Forse no. Il vecchio Donato vide solo un ragazzino che continuava a giocare a Pokémon Argento mentre la mamma piangeva a terra e Alberto faceva lo stesso. Il piccolo D si alzò dalla sedia senza smettere di giocare e disse: «Io vado su». Il menefreghismo di quel bambino scioccò il se stesso del futuro, che rimase senza parole. «Uhuh, bambini! Sei stato un po' stronzetto, eh? Bambini!» «Ma ero solo un bambino, come potevo affrontare una situazione del genere? Io...» No, 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 bambini! Io sono qui per farti vedere! Non mi devi convincere, bambini!» disse poco prima di accendersi una sigaretta. «Ora, ora, bambini! Ingrato, prendete la mia mano! Vi porto a conoscere il fantasma dell'Halloween presente! E poi... quello del futuro! Sono cazzi vostri, bambini!» «Come? Ci sono altri due fantasmi? Che cazzo ho fumato ieri sera?» «Prendi la mia mano, bambini!» disse Topolino malvagio prima di allungare la sua mano sporca e afferrare quella di Donato. Donato, in meno di un secondo, si ritrovò nel salone di casa sua. Era da solo. Quella sorta di Topolino tossicomane era sparito. Fuori era giorno e la vita scorreva come sempre. Ad un certo punto, alle sue spalle, sentì un gemito e poi un sospiro. Donato si congelò sul posto. Non aveva il coraggio di voltarsi. Alle sue spalle sentiva un respiro pesante e ansimante. Voltò la testa con il cuore in gola, fino a che il suo sguardo non ricadde su un essere. Era un fantasmino. Un classico fantasmino, come quelli delle sorprese dell'ovetto Kinder, o come Casper, il fantasmino coraggioso, solo che quello non era il giocondo Casper. Quello era... «Io... sono... il fantasma di Osvaldo Paneggia!» «Tu sei il fantasma dell'Halloween presente?» chiese Donato, conoscendo già la risposta. «Esatto!» «Ma cosa vorrai mai mostrarmi qui?» Osvaldo Paneggia gli fece segno di tacere, mettendosi un dito ectoplasmico davanti alla bocca. In quel preciso istante, il suono della porta che si apriva lo fece girare. Erano sua madre, Alberto e lui stesso.
quello stesso giorno passato. Dedusse che nemmeno quella loro versione potesse vedere né lui né Paniccia, perché appena entrati iniziarono a mettere via i propri cappotti ad appoggiare la spesa. E lui del pomeriggio era imbronciato e scocciato. La mamma e Alberto invece erano indaffarati e entusiasti. «Mi dai una mano a fare la zucca, Donny?» «Sì», ribatté quel Donato con aria scocciata. «Io devo andare a comprare un altro paio di cosette. Donato, ci pensi tu a dare una mano ad Albi con la zucca e le decorazioni?» «Ho detto sì!» disse ancora più scocciato Donato, con il volto sopra lo smartphone. La madre alzò le spalle e guardò il soffitto rassegnata. Andò da Alberto e gli diede un bacio sulla fronte. «Fai il bravo, ok? E non fare innervosire Donny», gli bisbigliò all'orecchio. Solo il Donato del futuro sentì la frase. «Sì, mamma!» La mamma uscì di casa chiudendosi la porta d'ingresso alle spalle e quasi istantaneamente Alberto portò la zucca a Donato. «Me la pulisci intanto?» «Ehi, che palle! Lasciami almeno il tempo di rilassarmi un attimo. Abbiamo tutto il cazzo di giorno. E dai!» «Dai, Donny!» «Va bene! E che palle! Stupida festa!» Il Donato del passato se ne andò in cucina per spolpare l'enorme frutto, lasciando il fratello da solo nella sala da pranzo. Alberto aspettò che le lamentele si facessero lontane e poi, con un sorriso a tutti i denti, corse a prendere un oggetto da un sacchetto. Era una busta di carta, con un bigliettino dentro. Rimise la mano nel sacchettino ed estrasse una penna. Si mise di spalle alla porta della cucina e iniziò a scrivere in fretta e furia. «Caro Donato, ti voglio davvero tanto bene. Grazie, ti fai sempre le cose che ti chiedo di fare anche se ti rompo. Oggi pensavo che se un giorno divento ricco ti voglio comprare una macchina che vuoi tu. Sei il migliore fratello del mondo. Grazie che mi fai fare una festa di Halloween così bella con la zucca e tutto quanto. Ti voglio tantissimo bene, Alberto.» «Hai finito? Vieni a darmi una mano, cazzo!» «Sì, sì, arrivo, Donato!» Alberto chiuse la busta e se la mise nelle tasche dei pantaloni e trotterellando andò in cucina. Il Donato del futuro era basito. Si girò e si rivolse a Osvaldo Paniccia e disse: «Quindi io l'ho trattato di merda tutto il giorno e nonostante questo lui mi ha scritto una lettera di ringraziamento?» «Esatto», disse solennemente Paniccia. «Per lui questo giorno deve significare moltissimo. Per lui, Halloween... Halloween è una cosa seria. Molto seria. Non si può prendere sotto campo.» Sì, esatto. Diciamo che ora ho capito cosa volevi mostrarmi. Devo capire che la festa di Halloween per molti significa gioia e allegria e non solo mostri e merchandise da 4 soldi. Ok, Osvaldo, ora ho capito. Fammi tornare. Fammi tornare da mio fratello. Ti prometto che farò il bravo d'ora in poi e mi godrò la festa di Halloween.» Osvaldo Paniccia scosse la testa e disse: «Ancora? Non sei... esatto?» «Eh? In che senso?» Un intenso fumo iniziò a circondare Donato, dapprima coprendogli i piedi, poi le gambe, fino a coprirlo interamente. «Osvaldo! Io sono pronto! Fammi tornare, Osvaldo! Osvaldo!» La nebbia si diradò. Ora c'era freddo. Molto freddo intorno a lui. Era tutto buio. La nebbia scomparve piano piano, fino a rivelare l'ambiente nel quale si era materializzato. Era un cimitero. Donato si trovava in mezzo a centinaia di lapidi, immerso in un'atmosfera davvero inquietante. In lontananza, a circa 50 metri, la sagoma di un uomo sembrava fare il gesto di zappare la terra. Forse era il fantasma degli Halloween futuri, forse no. Donato doveva cercare aiuto e si lanciò a grandi falcate in direzione della sagoma, urlando: «Ehi! Ehi là! Mi scusi! Lei è il fantasma degli Halloween futuri!» Più si avvicinava e più le forme e i colori dell'uomo si palesavano. Era vestito in maniera elegante,
Aveva una chioma di corti capelli grigio-argentei e non sembrava poter essere distratto dal suo colpire a terra. Donato continuò a chiamarlo man mano che si avvicinava. Quando il ragazzo fu a un paio di metri dall'uomo, quello si fermò di fare ciò che stava facendo e si asciugò la fronte. Ora era chiaro cosa stringesse in mano. Era una mazza da baseball. Una certa umidità permeava l'aria e portava con sé un odore di sudore e qualche sostanza zuccherina. «Mi scusi, non so come sono finito qui. Lei è il fantasma degli Halloween futuri.» «Donato!» «Sì, sono io. Ma aspetta, questa voce...» «Donato! Donato! Donato!» Ma tu sei...» Era lui, Mario Giordano in persona. Donato era pietrificato. Non si sarebbe mai aspettato di fare un incontro tanto abominevole. Ora il sangue nelle sue vene sembrava denso come caramello e il suo cuore batteva 3 volte più rapidamente per compensare lo shock. Mario Giordano si girò lentamente. Il volto alienato e sporco di schizzi di polpa di zucche gli insozzavano il vestito e gli occhiali. «Finalmente, Donato! Siamo arrivati nel futuro che ho sempre sognato! E anche tu!» Mario Giordano si tornò a voltare e riprese a colpire la zucca che aveva ai suoi piedi con la mazza da baseball. «Siamo uguali io e te, Donato! Io Halloween non lo voglio festeggiare!» Scandiva ogni parola con una mazzata. La sua mazzata portava i colori del tricolore. E doveva essere un vero patriota. «Ma cosa vuoi mostrarmi? Perché siamo in un cimitero?» disse Donato con un filo di voce. «Donato! Siamo qui per festeggiare la fine di questa festa orribile e obbiosa! Ora, Donato, nel futuro che hai creato siamo tornate alle origini, a festeggiare la festa di ogni santi!» «Oddio, no!» scappò detto a Donato. «Ma come no, Donato? Ora potremo tornare a mangiare le cose buone, come la zuppa di ceci!» Colpo alla zucca. «Il pan dei morti!» Altro colpo alla zucca. «Non lo so, io non ho mai mangiato queste cose.» «Ma come, Donato? Sei abituato a questa festaggia con le maschere di zombie, di mostri, di cose orrende? Io a lui non lo voglio festeggiare!» «Ok, sì, ma stai calmo ora.» «Non lo voglio festeggiare! Voglio festeggiare la festa di tutti i santi, Donato!» Mario Giordano voltò anche il busto verso Donato, puntando la mazza verso di lui. Donato aveva capito l'antifona e avrebbe fatto meglio a scappare. Si voltò senza perdere altro tempo e scattò. Nuvolette di condensa gli partivano dalle narici. Nello scattare prese una boccata di aria gelida e, preso dal terrore, pensò solo a far muovere le gambe in direzione opposta a quella di quell'essere maligno. Donato sentì scattare dietro di sé Mario Giordano, che iniziò a inseguirlo. Mentre seminava quel mostro, in lontananza si sentiva chiamare. «Donato! Donato!» Donato, distratto da quel richiamo, inciampò su una lapide e inevitabilmente cadde. L'urto, con la lapide adiacente, fu davvero violento e spense i sensi di Donato. Donato aprì gli occhi. Gli saltò subito all'attenzione l'odore di canna spenta nell'aria. La luce penetrava dalla finestra e il gioco era ancora in pausa dalla sera prima. Una sensazione di euforia pervase Donato. Era ancora vivo. Aveva tutta la vita davanti e poteva godersi la stupida festa di Halloween col suo stupido vestito da pirata e in compagnia del suo stupido fratello, al quale voleva un mondo di bene. Si alzò in piedi, scattante, e si affacciò alla finestra. Sentiva un mondo di felicità al suo interno. Avrebbe potuto spaccare il mondo. Vide in lontananza 2 ragazzini passare in bici sul marciapiede davanti a casa. «Ehi, ragazzini!»
I due si fermarono e lo guardarono. Che giorno è oggi? I ragazzini si guardarono e si misero a ridere. Uno dei due disse palesemente all'altro: Mia madre dice che quello lì è un tossico. Andiamocene. E se ne andarono, senza rivolgere la parola a Donato, che del resto sapeva benissimo che era il 31 ottobre. Aprì la porta di fretta e furia e si precipitò giù per le scale dove la mamma e il fratello stavano facendo colazione. Donato entrò in cucina e diede un bacio in fronte a suo fratello e poi passò subito ad abbracciare la mamma. «Ehi, ma che hai stamattina?» disse la mamma con un sorriso. «Ti aspettavamo per cena. Non ti sei comportato per niente bene ieri.» «Lo so, e mi dispiace. Senti, Albi, ti va se dopo andiamo a cercare una zucca nuova? Pago io, non ti devi preoccupare di nulla. Non torneremo a casa finché non l'avremo trovata.» «Sì, grazie, Donny.» L'antifrequenza. Che sensazione unica e galvanizzante. La vita e la festa di Halloween avevano preso tutt'altro significato dopo l'apparizione dei tre fantasmi. Non aveva però ben chiaro quale fosse il ruolo dell'ultimo fantasma. Qualcuno suonò al campanello. «Chi sarà mai?» disse la mamma rivolta a Donato. «Ma non saprei, forse...» Il campanello prese a suonare insistentemente. Tutti in cucina si guardarono sconcertati, quando una voce dall'esterno ruppe il silenzio tra loro. «Donato! Apri, Donato!» «Ma chi è, Donny? È un amico tuo?» Donato scattò e in meno di 3 secondi estrasse il coltello più grosso dal ceppo dei coltelli. «Donato! È tutta notte che ti cerco, Donato! Ho portato la zuppa di ceci!» «Ho paura!» disse Alberto. «Mamma, ora prendi Alberto e chiuditi di sopra!»